Una vittoria importante perché dopo l'inizio del campionato di ritorno è sempre un campionato diverso, anche perché veniamo da tutti, le squadre, da un duro lavoro, dei carichi di lavoro per affrontare tutta la stagione che rimane, il girone del ritorno. Una vittoria che inizialmente sembrava più facile, poi ci siamo complicati la vita col gol che abbiamo preso, però nel primo tempo lo sapevamo che era dura per noi per i carichi di lavoro che abbiamo fatto, ma nel secondo tempo poi anche fisicamente siamo usciti fuori e abbiamo fatto la differenza. Credo che il risultato è inappellabile, abbiamo sprecato tanto, a volte anche per la bravura del portiere, ma molte volte sotto porta non siamo stati noi bravi a chiudere la partita. Alla fine il risultato è 3-1, poteva essere ancora più rotondo, però ci accontentiamo di questo, i 3 punti erano importanti per risalire un pochettino la china, ora possiamo dire che siamo in zona playoff dove dobbiamo ancora migliorare la posizione perché per noi non lasciamo nulla al caso. Vogliamo arrivare più in alto possibile, sappiamo che le squadre che sono davanti a noi le prime 4 partite hanno tutti scontri, diciamo, sulla carta abbordabile, però l'importante è superare anche noi queste prime 4-5 partite di campionato. Ormai tutte le gare sono difficili per chi vuole ambire a vincere il campionato e fare i playoff e chi si vuole salvare, però per noi sabato è un banco di prova importante, giochiamo con una squadra forte, una squadra che noi l'abbiamo battuta all'andata 4-0, però secondo me è stata una partita per loro strana e per noi magari un po' di fortuna abbiamo fatto gol sui calci piazzati. Però è una buona squadra con ottimi elementi, non so oggi il risultato cosa ha fatto a Palma di Montechiaro, però sicuramente è una squadra che sarà regina fino alla fine di questo campionato. Per noi domenica è un banco di prova importante per capire effettivamente dove possiamo arrivare. Oggi ci sono stati momenti anche di bel gioco, però è difficile giocare in questo campo, per noi ma anche per gli altri. Il campo è molto molto pesante, però noi sappiamo la responsabilità che abbiamo e il blasone che abbiamo sopra le spalle. Cercheremo di fare e sicuramente riusciremo nel nostro obiettivo prefissato che ci siamo prefissati con la società e con i nuovi acquisti che abbiamo fatto. Oggi sinceramente abbiamo fatto un bel primo tempo, il secondo tempo abbiamo abbassato un po' la guardia a centrocampo e siamo stati, diciamo, un poco rimaneggiati pure a livello di uomini. Comunque devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una bella prestazione. Abbiamo giocato con una grossa squadra e si è visto alla fine, abbiamo meritato perché il secondo tempo siamo entrati male, il secondo gol ci ha, diciamo, abbassato tutto. Ha vinto la squadra più forte oggi? Sì, sicuramente ha vinto 3-1, è normale, è normale. Cosa è mancato alla tua squadra? È mancato, diciamo, un po' di esperienza Piazza che è reparto offensivo è mancato parecchio. L'altro difensore Moscato pure mi è mancato. Togliendo su una squadra due di esperienza così, alla fine, diciamo, alla fine ci può stare. Dove può arrivare il tuo Castelteno? Oggi come oggi, sinceramente, ai playoff penso di arrivarci tranquillamente.